Maestro, lei ormai è diventato una star del web. Come sta andando? Sta andando molto bene perché i fans vengono a trovarmi, sono venuti a trovarmi in quest'estate, mi hanno fatto dei bei regalini, pensierini, volevano farsi le foto insieme a me e mi hanno dato tanta soddisfazione. E mi seguono, mi fanno le cover dei miei brani e mi vogliono un gran bene. E quindi mi hanno decretato questo successo che io non posso far altro che ringraziarli. Tra l'altro ora, grazie a questo successo, lei sta facendo molta pubblicità a Trani. Tutti quanti sanno che lei è di Trani. Eh sì, perché vabbè, Trani non ha bisogno di pubblicità, perché io quando andavo a scuola già c'era sul libro di storia dell'arte la cattedrale di Trani, che è storica. Quindi Trani è sempre Trani, è sempre stata Trani, è sempre stata una gran bella città. Però io la ringrazio di quello che sta dicendo, perché è una soddisfazione per me. Il vulcano ha eruttato, ha eruttato. Lei su YouTube sta andando alla grandissima, anche se il suo primo vero successo è il vulcano. Sì, sì, è stato il vulcano, perché con il vulcano veramente con le visualizzazioni sono schizzate verso l'alto e in niente mi hanno fatto superare 100.000 iscritti e in pratica il colosso YouTube mi ha premiato con una targa, che sia dopo aver raggiunto superato i 100.000 iscritti. Ora però, a parte il vulcano, lei ha una grandissima produzione musicale. Sì, sì, perché io non mi fermo, perché mi piace la musica, mi piace comporre e mi piace dedicarmi ad essa. A parte il vulcano, c'è una canzone alla quale è particolarmente legato? Beh, ci sono tanti brani a cui sono particolarmente legato. C'è il brano Genie più Angel, c'è il brano Aquila, Io ci sarò, che è molto bello. Poi c'è il brano, questo qua dei Dissi, Amico cielo. Poi c'è Perché non ridi mai, poi c'è Uè, poi c'è Sta andando tutto male. Ci sono molti brani. Tra l'altro il videoclip di Genie più Angel è stato girato proprio qui a Trani, proprio vero? Trani in villa e sul lungomare di Trani. Ma lei ha anche fan a Trani oppure sono tutti sparsi per il mondo? Sono venuti anche da Trani molti fan a salutarmi, volevano farsi una foto con me. Ogni tanto venivo fermato per strada, il maestro mi faccia una foto, perché alcuni mi chiamano maestro. E si può fare una foto loro con la loro ragazza. È una soddisfazione che mi danno continuamente. Maestro, ora c'è anche un professionista tranese, Giuseppe Del Curatolo, che sta girando un film su di lei, giusto? Sì, sono Giuseppe Del Curatolo e sono molto grato a lui perché si è interessato a fare questo film su di me e io, per me è una grande gioia, perché è una soddisfazione grande che un regista come lui, un bravo come lui, possa aver scelto di dedicare il suo tempo a me. Insomma, sarà bello vederla sul grande schermo. Sarà bello, perché io mi fido di lui, so che è una bravissima persona, molto gentile, molto una persona a modo. Un grande saluto agli utenti di Trani Live, vi voglio tanto bene e per sempre di meta. Il vulcano!